Benvenuti in questa nuova reaction. Oggi è mercoledì. L'ospite di oggi è Young Flex con la canzone Tatuaggio, che dovrebbe essere un feat con Ponzi Swag, Koki e Gabri Sad Boy. Non so se lui fa il produttore o se fa proprio il cantante, il rapper. Lo andremo a scoprire tra poco. In descrizione trovate tutti i link al profilo Instagram, al profilo Spotify, alla canzone del ragazzo. Direi di non perdere altro tempo e di andare ad ascoltarla, dura 2 minuti e 24. La copertina è molto carina, tutta minimal quasi, rosa così. Qua c'era il tag del producer, ma stavo parlando, non l'ho sentito. Giù. Qua una metrica un po' particolare, il flow così. Questo è Flex, Koki sopra il beat. Ora sentiamo gli altri due ragazzi. Lui è un bel flow, è un bello stile. Che interrompeva e continuava dopo la rima così. Quindi ora ci sarà forse Sad Boy, Gabri Sad Boy. La voce di sotto. Che timbro particolare, c'è proprio la voce così. Chiusa così, un po' troncata quasi, non so se si è caricata male o se era voluto. La fine troncata così. Vado a dire che era molto chill, come alcune che abbiamo già trovato in passato. C'è il mood tranquillo, calmo, eccetera. L'unica cosa è che la base spesso era un po' sopra la voce, cioè si sentiva poco la voce. Forse era un effetto voluto, però si prendeva un po' il testo, diciamo. Il testo che si rifà perfettamente al titolo, perché inizia proprio che dice: io mi sono fatto un tatuaggio. I tre ragazzi, secondo me, sono stati bene insieme sulla canzone, perché tutti e tre avevano lo stile un po', ripeto, calmo, però nel senso quello è. Nel complesso ci sta. Vediamo se ha fatto altre canzoni, altri. Ha fatto un EP che si chiama Sakura. 10 minuti circa, fiori rosa, occhi rossi, Death Note e Baby. Il titolo e la copertina dell'EP mi ispirano un botto perché mi piace il Giappone e la copertina è praticamente come un personaggio di un anime, quasi, con dietro i fiori di ciliegio che sono in Sakura. Quindi semmai questo qua me lo ascolterò off camera, diciamo, perché mi ispira. Se volete ascoltarlo anche voi, in descrizione c'è il link al suo profilo Spotify, andate a vedere e cliccate e ve lo potete ascoltare. Lo ascolto un pochino senza reaction. Ci siete voi, sono sdraiato per te anche contro le nuvole. Questa è Fiori Rosa, ma tanto ve la faccio sentire veloce, è giusto per un di più. Ah, questa è prodotta da Teto Uo Occhi Rossi, che abbiamo già trovato. Si sente un po' la base, stile quelle prima di Teto Uo. La base di Death Note parte bellissima. Dopo me lo ascolto tutto per bene perché promette bene secondo me. Niente, vi ricordo le solite robe che in descrizione c'è il link, andatevelo a vedere e supportare se vi è piaciuto. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, alla prossima reaction. Ciao!
giusto.